per parlare di un titolo Ubisoft, probabilmente, almeno questa era la dicitura originale. In realtà quello di cui parliamo è Ghost Recon Wildlands. Ci ho messo 2 giorni a imparare a ricordarmi il titolo perché non mi entrava in testa. Spara tutto in terza persona, open world, cooperativo, annunciato ieri durante la conferenza di Ubisoft, prodotto che poi abbiamo visto nel corso della serata di ieri durante un evento organizzato sempre dal publisher francese, proprio per presentare Assassin's Creed alla chat, per rappresentare Assassin's Creed, lo stesso Ghost Recon e anche For Honor. Di Assassin's Creed vi ha parlato Pierpaolo per 30 secondi prima, di For Honor parleremo magari nei prossimi giorni. Ghost Recon, un prodotto che ha sicuramente dei pro e dei contro, almeno allo stato attuale dello sviluppo. Di sicuro ha una visione molto ambiziosa di quello che è uno sparatutto cooperativo in terza persona, perché innanzitutto si ambienta all'interno di un open world veramente gigantesco. È questa riproduzione, ovviamente a spanne, della Bolivia, paese sudamericano, scelto probabilmente per 2 ragioni. Una è più narrativa. La Bolivia è, io non sono un esperto, però insomma un paese credibile quando si parla di narcotrafficanti, quando si parla di un certo tipo di criminalità. Dall'altra parte però è anche un paese con una grandissima biodiversità e un grande patrimonio naturalistico che ovviamente ti avvantaggia, ti dà grandi possibilità quando stai creando un open world. Tant'è vero che se avete visto la nostra video anteprima, che non so se è già online, oppure se comunque avete visto che non è online, oppure se avete visto il trailer rilasciato, si va dalle montagne innevate ai deserti, a questi bellissimi laghi salati che hanno perso l'acqua e quindi ormai sono queste enormi distese bianche. Insomma, un open world che sembra molto grande, ma anche molto diverso da una parte all'altra. All'interno di questa ambientazione si andrà a sviluppare un titolo che ha nelle ossa una struttura soprattutto in terza persona abbastanza classica, almeno da quello che si è visto. Non l'abbiamo provato, però sembra un titolo che si controlla come si controllano tantissimi altri sparatutto, e che però riesce a unire la componente cooperativa con quell'open world. In che modo? Innanzitutto dando grande libertà di movimento a ciascun membro del team, quindi si gioca in 4 in cooperativa ma senza alcun tipo di restrizione. Ciascuno dei 4 membri può muoversi all'interno dell'ambiente di gioco in maniera totalmente indipendente, tant'è vero che proprio nella demo che ci hanno mostrato magari singoli operative, singoli soldati del team Ghost andavano a fare piccoli obiettivi secondari per poi riunirsi in uno stesso punto. Non è però soltanto una questione di libertà di movimento e di libertà nella gestione dei propri obiettivi, dovrebbe anche essere, e forse sarà soprattutto, una libertà per quanto riguarda la capacità di creare tattiche e strategie complesse. Banalmente magari 2 membri del team da 4 potranno affrontare i nemici più da vicino, magari sfruttando abilità o armi pensate per lo scopo, mentre altri 2 daranno supporto dalla distanza. Allo stesso modo, un'altra sequenza delle demo che ci è stata mostrata vedeva sempre 2 operative con un ostaggio rapito per estorcere delle informazioni, che fuggivano in macchina inseguiti dai nemici, e altri 2 soldati che dall'alto a bordo di un elicottero gli davano appunto supporto. Insomma, sembra molto interessante. Sembra, ma qui non posso ovviamente sbilanciarmi finché non l'avrò provato, più votato all'arcade piuttosto che alla simulazione. Ovviamente senza arrivare, non sto parlando degli estremi di arma, ma sto anche parlando di un'impostazione lievemente più realistica, ad esempio di un Rainbow Six. Questo sembra piuttosto arcade, sembra non porsi troppe domande su quello che sta accadendo in termini di realismo, ma vuole dare questi strumenti ai vari giocatori che stanno giocando in cooperativa per esprimersi come desiderano. Adesso magari raccolgo le primissime domande e poi parlo magari un pochino della componente tecnica. Di The Division parleremo più tardi, parleremo stasera alle... Pier, a che ora parliamo di The Division? Alle 16? Alle 16 parliamo di The Division, non voglio... A luna di notte italiana. Non vogliamo farvi aspettare, non è una nostra libidine, è semplicemente che lo dobbiamo ancora vedere. Aspettate che recupero qualche domanda se possibile.
il gioco è tutto online? No, il gioco sarà giocabile anche in single player, ma non è stato possibile fare domande, quindi non vi so dire se gli altri membri del team saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale o semplicemente se giocate da soli sarete da soli, se giocate in due sarete in due e così via. Di sicuro c'è un limite di 4 persone. Vediamo. Scusate, ma ho il font della chat che è 1, quindi sto perdendo diottrie su diottrie per leggere. È solo multi ancora? No, si potrà giocare anche da solo, è da soli, ma sembra assolutamente un titolo che darà il massimo in cooperativa, su questo non c'è dubbio. Ci sono un po' di domande non relative al gioco che per ora direi che non rispondo. Allora magari parlo un attimo della componente visiva. L'impressione che abbiamo avuto ieri di un titolo che ricordiamo innanzitutto non ha ancora una data di uscita precisa, titolo che è ancora molto molto indietro, è proprio anche difficile esprimersi su quella che sarà la qualità finale, perché ci sono tutta una serie di elementi, ad esempio le esplosioni, ma in generale l'effettistica e anche molti modelli poligonali che sembrano provvisori. È sporco, mancano delle interazioni poligonali, sono però problemi che è facile sbilanciarsi, non saranno inclusi, quantomeno non in maniera così profonda e così incisiva nel titolo finale. Bisogna avere un po' di pazienza, è un gioco che ricordiamo non ha una data d'uscita e che quindi ci può stare che sia ancora molto indietro. Quella di ieri diciamo era proprio una primissima sbirciata su quello che sarà Ghost Recon Wildlands. Detto questo, non bisogna nemmeno aspettarsi il dettaglio di, non so, un Uncharted 4, nonostante ieri poi abbia comunque mostrato ambienti piuttosto aperti, perché qui la dimensione dello scenario è assolutamente impressionante e l'orizzonte visivo è proprio uno degli aspetti più interessanti. Per fare un parallelismo che ci può stare, nonostante uno sia giocabile in cooperativa e l'altro no, a me è sembrato che la mappa di Ghost Recon Wildlands a occhio fosse più grande ancora rispetto a quella già enorme di Just Cause 3. Ovviamente è un dato che andrà assolutamente appurato perché non è suffragato da alcun fatto, però così a occhio mi sembrava addirittura più grande, vi garantisco che quella di Just Cause 3 è molto molto grossa. Quindi questo per dire che comunque non ci si può aspettare una grafica con un livello di dettaglio stellare, perché ovviamente bisogna poi scendere a compromessi con le dimensioni imponenti dell'ambientazione. Conferenza PC, cosa mi aspetto? Mi stupirebbe se ci fossero grandi cose. XCOM 2 ne parleremo poi quando l'avremo visto. Il gioco di Gearbox, se intendete Battleborn, non l'ho visto io, l'ha visto Stefano Brocchieri, di cui ha scritto proprio negli scorsi giorni. Se cercate su multiplayer lo troverete. Cosa è cambiato sostanzialmente col vecchio Ghost Recon? Ma sembra un titolo completamente nuovo, sembra un titolo. È difficile dire cos'ha in comune perché ci sono veramente tante novità e secondo me qualsiasi parallelismo sarà molto difficile finché non sarà possibile provarlo in prima persona. Io vi dico, comunque ha fatto una buona impressione proprio per la portata di questa cooperativa online. Se avete visto il trailer, bisogna dire onestamente che visto giocato live al momento ha una grafica non a quel livello, è molto meno rifinito, però ancora è tutto un work in progress, quindi bisogna pazientare un pochino. È altamente improbabile vederlo per il 2016, no, potrebbe essere un titolo che assolutamente esce nel 2016, potrebbe uscire benissimo nel 2016. Adesso non so, chiedo a Pierpaolo, che sa a memoria tutto il calendario, se ci sarà uno slot per parlare di For Honor oppure se lo infiliamo qua adesso di traverso 5 minuti. Non ci sarebbe, mi dispiace che lo infili adesso. Ok, quindi non parleremo mai di For Honor, questa è la risposta di Pierpaolo. Sì, già, e tu avresti uno slot l'ultimo giorno libero per parlare di For Honor. Ok, quindi ne parleremo. Seguite nel calendario perché ne parleremo. Il tizio di fianco a me è Luca Persichetti, marketing manager. Dai, l'ho detto tecnicamente. Ne ho detto tecnicamente, si vede che non mi segui. Tutto il sistema dei save home, si può giocare anche da soli, però assolutamente.
po' di domande generiche? Assolutamente, sto raccogliendo le domande, non mi sembra che ce ne siano tantissime. Lascia informazioni su For Honor, ma di che ci sarà comunque. Allora, Pierpaolo addirittura ha detto che posso parlarvi di For Honor, quindi dovete ringraziarlo. Prego, scrivete in chat, grazie Pierpaolo, sei troppo misericordioso, perché poi ci tiene un po' permaloso. For Honor, titolo sviluppato da un team interno a Ubisoft, titolo che per il momento si inquadra nel genere, in un genere multiplayer, anche se in realtà possiamo già confermarvi che avrà una campagna single player la cui portata non è dato sapere quale sarà. Titolo che punta tutto sul combattimento melee e che punta moltissimo su questo incontro-scontro tra soldati di epoche e di culture differenti. Ci saranno cavalieri, vichinghi e samurai. Abbiamo visto una modalità multiplayer 4 contro 4. Quali sono le particolarità? Molto in breve, prima che Pierpaolo muoia per un ictus. Si combatte 4 contro 4, ma sul campo di gioco ci sono anche due eserciti controllati dall'intelligenza artificiale, un po' come i minion di un MOBA, tanto per fare un esempio che è vero fino a un certo punto. Due eserciti che si scontrano, ovviamente i quattro giocatori per squadra si combattono tra di loro. Nella demo che abbiamo provato c'erano soltanto i cavalieri, quindi non abbiamo potuto testare i vichinghi e i samurai. Giocatori che si combattono attraverso un sistema di combattimento molto peculiare. Ora immaginate che ho in mano un pad della PlayStation 4 che non ho in mano, quindi appunto immaginate. Con il dorsale basso sinistro posso bloccare la posizione del mio combattente, del mio alter ego virtuale, mentre con lo stick destro cambio la posizione. Con questo sistema si può direzionare la parata, che ovviamente andrà direzionata in base alla direzione del pendente dell'avversario, pena prendersi una gran mazzata. Allo stesso modo, quando sto utilizzando questa posa difensiva, se premo i due dorsali destri, ho accesso ai due attacchi, leggero e pesante. Ovviamente inutile dirlo, quello pesante è più lento, ha un'animazione molto più lenta, ma fa più danno. Quello veloce ha un'animazione più rapida, quindi tempi di recupero più brevi, però fa meno danno, insomma. Una spiegazione, ho veramente spiegato l'ovvio. E queste sono le fondamenta del gioco. Un titolo divertente, un titolo la cui però portata bisognerà ponderarla dopo aver scoperto quali sono le altre modalità di gioco, come sarà la campagna single player, insomma quale portata avrà, perché interessante, divertente, chiaramente non potrà essere venduto a prezzo pieno con una modalità Dominion 4 contro 4 per evidenti ragioni. Ora leggo un secondo le domande, se ci sono. Scusatemi, che sono un attimino, ripeto, ho un font di dimensioni mai viste prima in piccolo. Una specie di MOBA o sbaglio? Ma in realtà di MOBA appunto ha soltanto la presenza di questi personaggi controllati dall'intelligenza artificiale che possiamo eliminare anche in prima persona. In realtà è abbastanza diverso, almeno la modalità che abbiamo visto non ha molto in comune con i MOBA. Aveva dei punti di controllo, c'erano tre punti di controllo da prendere per accumulare punti. Questa era un pochino la modalità. Il feedback degli impatti è migliorabile, però non è malvagio. Non bisogna aspettarsi una cosa eccezionale, cioè non ha un feedback dei colpi per dire, non so, alla Diablo, però è evidente perché insomma dovete considerare che certe animazioni molto lunghe e troppo precise in un titolo multiplayer un po' stonano, perché se ogni volta che prendete un colpo ci mettete tantissimo a recuperare, come sarebbe più realistico che fosse, poi insomma diventa un po' problematico e magari è quel tipo di precisione riservata a un titolo più realistico, non vuole essere un gioco di combattimenti realistico. E c'è magia in For Honor? Non c'è magia. Tecnicamente è un buon titolo, più o meno come lo vedete nel trailer. Ti do un bacio, certo, mando baci a chiunque, ovviamente, sono generosissimo in termini di baci. Sono belli da guidare i veicoli del gioco. Se intendete i veicoli di Ghost Recon non lo so, perché non l'abbiamo provato, era soltanto una presentazione. Cosa ne pensi di The Division? Ne parleremo a luna di notte italiana. È un'esclusiva Xbox? Assolutamente no, uscirà nel 2016 per
Xbox One, PlayStation 4 e PC. L'ho trovato ripetitivo? No, direi di no. È difficile da dire, ho fatto due partite a una delle modalità, quindi non so se sarà ripetitivo sinceramente. Ha il combat system un po' a Dark Souls, può sembrare un pochino perché per un certo tipo di animazione, però è un titolo molto diverso da Dark Souls, estremamente diverso. Tecnicamente l'ho detto. Direi che ci siamo. I livelli saranno ad arene, sì, sono delle arene ma abbastanza complesse e anche asimmetriche, almeno quella che abbiamo visto. Abbiamo visto tanto questo castello medievale. Cosa ne penso della PC Conference? Ne parleremo, la faremo in diretta io e Pierpaolo. Non mi aspetto grandi cose, a me è una cosa che sembra abbastanza ridicola e non necessaria, però magari verrò, mi auguro verrò smentito. Sì, è vero, Ubisoft ha tantissimi giochi di quel tipo, perché The Division, pur diverso, ne parlavo ieri con Antonio, The Division, seppur diverso, ha comunque un'impostazione da shooter in terza persona e insomma una base militaristica piuttosto importante. C'è Rainbow Six, c'è Ghost Recon, speriamo non annuncino altri perché iniziano a diventare un po' tantini. E basta, direi. Si può paragonare Ghost Recon a The Division, ma sono abbastanza diversi in realtà, però c'è una componente da sparatutto che li potrebbe in qualche modo avvicinare. Sono diversi, ma non a due titoli totalmente in due universi videoludici differenti. Vale la pena stare svegli per la conferenza PC? Assolutamente, se la seguite con noi, altrimenti secondo me potete andare a dormire. E basta, direi che possiamo chiudere questa diretta. La prossima adesso Pierpaolo, che non sta facendo niente, mi ricorderà qual è. E ancora Antonio Iodice, che ci parlerà di Forza. Che ci parlerà di Forza all'1:30, corretto? Tra 7 minuti. Quindi io intanto vi ringrazio, voi restate connessi e pensate alle domande per Forza Motorsport, in modo che poi Antonio vi possa rispondere. Ciao.